come continuano a fronte del mercato, continuano qui, continuano ad Ost, come possiamo fare, credo che sia questo il modo, come possiamo fare per eliminare completamente il metodo mafioso che vige all'interno di questo paese attraverso il Roma Mafia Capitale, la dimostrazione, cioè quali possono essere le prossime iniziative per far sì che l'esposito di questo paese, che non è soltanto lui che è venuto a Roma, come possiamo fare perché queste persone tornino, diciamo, hanno con ricoprire gli incarichi politici e amministrativi che hanno. Grazie mille Turri per questo intervento e per darmi questa opportunità. Purtroppo devo dare una brutta notizia in questo senso, i politici vanno, vengono, si riciclano, si camuffano, però quello che rimane, proprio la vera forza che è stabile all'interno delle istituzioni è a livello amministrativo, e noi questo l'abbiamo vissuto fin dai primi giorni in cui eravamo in regione. Ci sono dei dirigenti apicali che sono fondamentali per portare avanti tutte le politiche che vengono richieste da queste lobby mafiose. Che cosa fare? Per esempio, diciamo sempre di puntare grandissima attenzione a chi finanzia le campagne elettorali dei nostri politici, per esempio, perché poi alla fine gira e dirigira a livello amministrativo viene eletto dalla politica. Quindi, ecco, se il Movimento 5 Stelle entrasse in queste istituzioni come forza di governo, ci vorrebbe del tempo, perché queste posizioni sono state blindate, nel senso che un dirigente del privato, se è in sedere, se si comporta male, se non produce, viene allontanato, viene licenziato. Il dirigente pubblico non viene nemmeno spostato, tutt'al più gli viene dato addirittura un ufficio ancora più importante, ancora più delicato, come è successo per esempio con De Filippis all'inizio della consigliatura, che era un'altra dirigenza che è stato dato all'ambiente, che insomma figuriamoci, più delicato di così. Per cui attenzione a chi finanzia le campagne elettorali di questi signori, siamo bene attenti, e poi comunque sono i cittadini che si devono svegliare in un certo qual modo, capire che cosa si sta consumando alle loro spalle e sulla loro pelle, e fare delle decisioni nell'urna che poi portino piano piano ad un rinnovamento. Ora sicuramente ci sono delle proposte per cambiare questo stato di cose, anche questo potere illimitato e inamovibile dei dirigenti amministrativi dei vari livelli di governo. Finché il Movimento 5 Stelle non è una forza che può veramente giocare alle sue carte, questo sarà molto difficile, anche perché, come diciamo sempre noi, loro non molleranno mai. Aggiungo una cosa a quanto detto da Silvana De Nicolò, giustamente si tratta di verificare finanziamenti delle campagne elettorali, poi sono stati arrestati finanziatori delle loro campagne elettorali, e soprattutto dovrebbe essere consentito una forza come il Movimento 5 Stelle, quindi chi più accreditato del Movimento 5 Stelle, visto che è l'unico non coinvolto nelle indagini, di poter avere dei poteri di verifica. Invece vediamo che anche sotto questo profilo la Rocco si completa, perché esattamente come regione, come diceva prima Davide Barilari, loro si professano, come dire, paladini della legalità, però poi non danno al Movimento 5 Stelle gli strumenti di verifica. Quindi stiamo ancora lottando in regione per avere la presidenza della Commissione Trasparenza, che esattamente invece purtroppo della Commissione Antimafia, esattamente invece purtroppo quanto avvenuto in Comune riguarda la Commissione Trasparenza, che non a caso è una commissione che è coinvolta negli atti dell'indagine, perché a quanto ipotizzano i magistrati c'è stato addirittura uno schema per evitare che il Movimento 5 Stelle presiedesse questa commissione, e anche dopo, quindi dopo che il presidente coinvolto, indagato, si è dimesso dalla presidenza, questa presidenza, guarda caso, è stata negata, quindi della Commissione Trasparenza, come è stata negata al Movimento 5 Stelle, Virginia Raggi, il nostro commissario appunto in quella commissione, è stata data ancora una volta lo stesso schieramento, cioè a un consigliere di Fratelli d'Italia, cioè un consigliere dello stesso schieramento del precedente presidente, e che
l'arrocco e quindi l'impossibilità che ne dà il Movimento 5 Stelle di verificare si completa. Ultima domanda. Grazie a tutti. Questo va su tutto social.